Ah, Esattamente come il verbo decir, ¿vale? Sí, digo. buongiorno, mi sentite bene? Ok, buongiorno. Adesso se mi date solo un secondo, proviamo anche a condividere la lavagna. Dovreste vederla. Allora, ieri abbiamo visto la cosiddetta legge di composizione delle velocità, che sarebbe più corretto chiamare le trasformazioni di velocità secondo Lorentz, rispondendo alla domanda importante, se io ho un oggetto che in un dato sistema di riferimento ha una certa velocità u, qual è la sua velocità, sempre dello stesso oggetto visto da un sistema di riferimento inerziale differente che transita da quella parte. E abbiamo derivato una serie di relazioni che discendono direttamente dalle trasformazioni di Lorentz, che rispondono a questa domanda. Un commento che forse non abbiamo fatto ieri, ma vale sicuramente la pena di fare, è che notate che le trasformazioni a cui sono soggette le componenti della velocità non sono in effetti le trasformazioni di Lorentz, sono, diciamo, trasformazioni differenti. Infatti, se vogliamo solamente per semplicità andarle a riscrivere, nel caso più semplice che abbiamo visto ieri, che è quello in cui il V avviene lungo X, queste trasformazioni ci dicono che U'X è uguale a Ux men v fratto 1 meno Ux v su c quadro, U'Y uguale Uy radice di 1 meno v quadro su c quadro fratto 1 meno Ux v su c quadro e U'Z. Scusate lo sgorbio, è uguale a U con Z, sempre per lo stesso fattore gamma meno 1, diviso ancora lo stesso identico denominatore di prima. Queste ovviamente non sono le trasformazioni di Lorentz, e oltretutto qui stiamo trasformando tre componenti, non quattro, mentre le trasformazioni di Lorentz ne trasformano 4. Sarebbe carino avere un vettore velocità che composto da 4 componenti che trasforma secondo le trasformazioni di Lorentz. D'accordo? Perché a quel punto uno avrebbe che il set di trasformazioni che abbiamo trovato per la relatività speciale non trasformano solo i vettori posizione, intendendo come vettore posizione quello che individua le coordinate, cioè ct, x, y e z, ma trasforma anche altri vettori. Allo stesso modo, con le stesse trasformazioni, nel senso che le componenti di questi vettori anch'essi trasformano secondo Lorentz. Con queste componenti, che sono tre, non sta avvenendo, ma sarebbe carino che avvenisse.
In effetti vedremo che questo è il caso perché introdurremo più avanti del corso i famigerati quadrivettori. D'accordo? Esisterà pure un quadrivettore che si chiama quadrivelocità, le cui componenti però non sono queste. D'accordo? E sono in una certa relazione con queste. Queste sono semplicemente le componenti della velocità in un sistema di riferimento cartesiano, che sono ovviamente tre, perché lo spazio ha tre dimensioni. Abbiamo capito come trasformano. Queste trasformazioni non sono le trasformazioni di Lorentz, sono corrette, ma non sono le trasformazioni di Lorentz. Più avanti, diciamo, faremo un passo ulteriore associando delle entità quadridimensionali anche a concetti come la velocità, l'accelerazione, tutte le, diciamo, variabili cinematiche che conosciamo e anche non cinematiche. Questa però è un'anticipazione di quello che andremo a fare dopo, diciamo più là nel corso. Se ovviamente se uno ha trovato queste leggi di trasformazione, conosce anche la trasformazione inversa, no? Basta mandare v in meno v e scambiare le variabili primate e non primprimate. Ok? Quindi, per esempio, guardando la legge per x, questo all'oggetto, scusate, all'effetto di cambiare il segno meno in più, sia al numeratore che al denominatore, ovviamente si devono scambiare le variabili primate con quelle non primate. D'accordo? Questa è una mera applicazione del principio di relatività. Non c'è niente di speciale rispetto al sistema inerziale che scegliamo. Poi ieri abbiamo visto altre cose un po' più pesanti dal punto di vista dei conti, abbiamo visto come trasformano i gamma, che è una cosa che ci sarà utile oggi stesso, diciamo quasi immediatamente. E poi abbiamo visto la trasformazione di Lorentz, scusate, la trasformazione di velocità nel caso generico in cui il boost non è lungo x, non particolarmente bella e non particolarmente utile, però l'abbiamo usata per ricavare invece una cosa che è carina, che è l'espressione generica relativistica della velocità relativa fra due particelle. Per quelli di voi che ameranno la relatività fino al punto di continuare a fare relatività generale, vi dirò anche che è l'ultima volta che sentirete parlare di velocità relativa. È un concetto utile, ma è limitato a uno spazio piatto, quale lo spazio di Minkowski è. Gli spazi della relatività generale sono spazi-tempi, naturalmente curvi. In uno spazio-tempo curvo, il concetto di velocità relativa semplicemente non ha senso, perché non esiste una maniera generale e univoca di trasportare parallelamente vettori in uno spazio curvo. Quando voi prendete la velocità relativa di particelle che non sono nello stesso punto, state trasportando implicitamente, magari parallelamente, dei vettori. In uno spazio piatto, come quello euclideo o quello di Minkowski, si può fare. In uno spazio curvo non si può fare. Quindi è l'ultima volta che ne sentirete parlare in relatività. Nel senso che la teoria più generale deve fare a meno di questo utile concetto pratico. Questa è un'altra, diciamo, informazione avanzata a contorno che vi do per stimolare la vostra curiosità. Andiamo avanti invece nel programma proper e, come anticipato ieri, vorrei vedere quelle che si chiamano le proprietà gruppali dei boost. Immagino che voi abbiate fatto un pochino di algebra e scusate, vi chiedo solo un secondo, arrivo subito, ho un problema tecnico. Scusate solo
un attimo. Vi chiedo scusa, ci sono. Avevamo, dunque, stavo dicendo, voi immagino abbiate visto in algebra cos'è un gruppo, ricapitolandolo molto brevemente e in maniera probabilmente non completamente corretta dal punto di vista formale, ma ci... A noi qui ci interessano le applicazioni fisiche. Un gruppo è un insieme su cui è definita una legge di composizione, che potete chiamare genericamente un prodotto, tale che se io ho un elemento, due elementi A e B che appartengono a questo insieme, chiamo con un pallocco la legge di composizione, allora A composto B mi conduce a C, che è ancora un elemento di questo insieme, e questa legge di composizione gode della proprietà associativa, quindi A composto B composto C è uguale ad A composto B composto C. Ok, esiste la trasformazione identica, quindi esiste l'elemento, diciamo, del gruppo che chiamo identità, tale che A composto identità è uguale proprio ad A, ok? E esiste anche la trasformazione inversa, ok? Quindi A a meno 1 composto A è uguale identità. Queste sono delle condizioni che, se realizzate, fanno che sì che questo insieme costituisca un gruppo. Allora, l'insieme dei boost lungo uno stesso asse si può far vedere che costituisce un gruppo, e lo facciamo. Questa cosa ha un interesse prettamente storico, perché è la prima volta che la teoria dei gruppi si affaccia nella fisica, proprio perché poco dopo che Einstein ha pubblicato La relatività ristretta, Poincaré nel 1908, se non ricordo male, ha fatto ve vedere che le trasformazioni di Lorentz godono delle, diciamo, di proprietà gruppali. Noi lo vediamo per i boost. In realtà tutte le trasformazioni di Lorentz più generiche possibili, che, come sapete, si compongono di boost e rotazioni, costituiscono anch'esse un gruppo. Tant'è che le trasformazioni di Lorentz più generali possibili e non omogenee formano il cosiddetto gruppo di Poincaré, che è un gruppo a 10 parametri. La fisica teorica mo moderna, diciamo, nella fisica teorica moderna, la teoria dei gruppi ha un ruolo preminente, però è questo esempio, diciamo, ha un particolare, come dire, carattere storico, perché è la prima volta, come dicevo, che si è affacciata alla teoria dei gruppi in fisica. Allora, ciò detto, andiamo a far vedere che se io ho due boost lungo lo stesso asse, la composizione di questi due boost costituisce ancora un boost lungo lo stesso asse. Ok? E questa cosa, diciamo, se sono poi verificate queste altre proprietà, che sono abbastanza ovvie, è sufficiente per dire che le trasformazioni di Lorentz lungo lo stesso asse, con boost lungo lo stesso asse, costituiscono un gruppo rispetto a una particolare operazione di composizione, che è quella, diciamo, di
unire in successione le trasformazioni stesse. Che significa questo? Supponiamo di avere tre sistemi di riferimento, i nostri K, K1 e K2, o K1 e K2. Tutti questi sono in moto lungo l'asse X. Sto facendo bus solo lungo X. Okay? La velocità di K2 rispetto a K1 è una velocità che chiamo V con 2. D'accordo? Ovviamente lungo X, quindi non la devo scrivere come un vettore. La velocità di K' rispetto a K sarà una velocità V con 1. Noi siamo perfettamente in grado di scrivere le trasformazioni di Lorentz che ci portano da K' a K'. E le scriviamo. Avremo che X secondo sarà uguale a un gamma, però qui dobbiamo precisare che questo gamma è un gamma di V con 2. D'accordo? Perché per andare da K' a K' devo fare un boost di velocità V con 2. Eccola qua. D'accordo? Quindi avrò gamma 2 per che cosa? Per x' meno V2t'. D'accordo? Poi avremo ovviamente che su y e z non succede niente, ma questo neanche lo scrivo perché non mi interessa. Avremo però che il tempo trasforma anch'esso secondo Lorentz e trasformerà in questo modo. D'accordo? U2 su C quadro X primo. Va bene, ma a questo punto possiamo scriverci anche le leggi di trasformazione che ci portano da K a K primo. E queste saranno X primo uguale gamma questa volta di v con 1 per x meno v1 per t e t' uguale gamma di v con 1 sempre per t meno v1 su c quadro x. Va bene? Dal punto di vista algebrico queste scritture sono no, banali. Questa è la trasformazione di Lorentz che ci porta da K a K'. E infatti ci dà le coordinate x' e t'. E quest'altra sopra è la trasformazione di Lorentz da K' a K'. D'accordo? Ovviamente uno le può mettere insieme, nel senso che può esplicitare x' e t', può prendere x' e t' da questa e rimetterle sopra. Ok? Questa cosa ci costringe a fare un po' d'algebra, ma il risultato è interessante. Proviamo a fare l'algebra, sperabilmente senza sbagliarsi. Quindi avremo che x secondo è uguale a un gamma di V2, ok, per, apri parentesi, qui ci avrò x'. E x' chi è? X' è un gamma di V con 1 per x meno V con 1 t'. Per x meno V con 1 t, chiedo scusa. Ok, e poi ho meno v con 2 che moltiplica t primo che è un gamma di v con 1 questa parentesi non mi piace qua per t meno v1 su c quadro per x. Ok, se uno riarrangia un po' le cose, può sicuramente raccogliere il gamma di V con 1, quindi questa cosa assomiglierà a gamma di V con 1, gamma di
con 2 e poi abbiamo che mi resta dentro x meno v1 per t e poi abbiamo meno v2 ancora per t e poi abbiamo più v1 v2 fratto c quadro per x. D'accordo? Quindi questa cosa mi farà gamma di v con 1 per gamma di v con 2 che mi moltiplica, ci abbiamo 1 più v1 v2 fratto c quadro per x e poi abbiamo meno v1 più v2 per t. Ok? Ma questa cosa è ancora uguale raccogliendo questo fattore qui. Questa cosa è ancora uguale a gamma v con 1 gamma v con 2 per 1 più v1 v2 fratto c quadro che mi moltiplica andando a capo che mi moltiplica x meno v1 più v2 fratto 1 più v1 v2 fratto c quadro per t. Ok? Va bene. Notate adesso una cosa. Chiedo scusa. Notate adesso una cosa. Questa velocità che compare qui, questo oggetto qui dentro che evidenzio, ha le dimensioni di una velocità, no? Chiaramente. Che velocità è questa? Evidentemente questa è la velocità che uno ottiene componendo le velocità v1 e v2 secondo la legge relativistica di composizione delle velocità che abbiamo visto. Perché se prendiamo questa formula qui, ok, dove attenzione, qui c'è un meno, mentre nella nostra c'è il più, sia al numeratore che al denominatore. Che cosa ci dice questa formula qua? Ci dice qual è la velocità nel sistema K' di un oggetto, la velocità x nel sistema K, la componente x della velocità nel sistema K' di un oggetto che nel sistema K ha una velocità con componente x su x. E questo, diciamo, il sistema K' è boostato rispetto a K di una velocità V. Noi qui stiamo in realtà facendo il percorso a ritroso, cioè ci stiamo chiedendo come una velocità, come una velocità V, 2 in K secondo viene vista da K avendo, cioè abbiamo questo sistema, no? Giusto per cercare di essere il più possibile chiari. Cioè abbiamo due boost, uno da K a K' e uno da K' a K secondo. Allora, questo boost è un boost di velocità V2, questo boost è un boost di velocità V1. Io posso vedere V2 come la velocità dell'origine
di k secondo visto da k primo. Ok? Quindi la mia mosca in moto in k primo è l'origine di V2. A questo punto mi chiedo come vede l'osservatore in k questa velocità V2 in k primo, posto che da k a k primo c'è un ulteriore boost di velocità V1. E quindi io rispondo a questa domanda semplicemente applicando questa formulina qua sopra con una velocità di boosting che è meno V1, perché devo andare, mentre questo mi dà le velocità in K primo, io sono interessato alla velocità in K, quindi se volete devo applicare la formula inversa. Quindi devo scambiare le variabili primate e non primate e mandare V in meno V, anzi devo mandare V in meno V1. Se lo faccio, ottengo esattamente che questa velocità dell'origine di K2 vista da V sarà data da V1 più V2 fratto 1 più V1 su V2 più V1 per V2 diviso C quadro. D'accordo? E questo oggetto è proprio questa velocità qua. Ragion per cui io posso scrivere che la mia legge di trasformazione composta mi dice che x2, x secondo, è uguale a gamma di V2 per gamma di V1 per 1 più V1 V2 fratto C quadro per x men Vt, dove V è proprio questa V qua. D'accordo? Allo stesso modo si dimostra con praticamente gli stessi calcoli che t secondo è gamma di V2 per gamma di V1 per 1 più V1 V2 fratto C quadro per t meno V su C quadro per x. Ok? Dove V è ancora la stessa V, ok? Questa V qua. Non faccio esplicitamente questi conti, ma sono praticamente gli stessi che abbiamo già fatto e vi invito a farli con esercizio, per esercizio. A questo punto dobbiamo rendere ragione di questi fattori che stanno qui davanti. Vi ricordate un'altra cosa che abbiamo visto ieri è come trasformano i gamma, d'accordo? E se uno, diciamo, ha una velocità U' in K', abbiamo visto che gamma di U' trasforma come gamma di U per gamma di V, essendo qui V la velocità di boost da K a K secondo, a K'. Per 1 meno ux per v su c quadro, la cui trasformazione inversa, che è quella che ci serve qui, sarà gamma di u uguale gamma di u primo per gamma di v per 1 più u primo x per v diviso c quadro. Ok? Ed è proprio questa formula che dobbiamo usare qui. Secondo l'associazione che V va in V1 e U'X va in V2. Ok? E quindi questo mi significa, e U naturalmente è V. Quindi gamma di V è uguale a gamma di V1 per gamma di V2 per 1 più V1 V2 su C quadro. Questi prefattori, che naturalmente mi ero dimenticato, chiedo scusa, c'è un errore, qui ci va in entrambe, no, non c'è nessun errore, sto guardando la formula sbagliata, sono queste. Cioè questi prefattori qua sono proprio dei gamma di V.
E allora, alla fine della fiera, quello che ho dimostrato è che la composizione dei boost da K1 a K2 mi porta a scrivere una formula finale che mi porta da K direttamente a K2, che ha come espressione x secondo uguale gamma di V per x meno vt e t secondo uguale gamma di v per t meno v su c quadro x. Ma questa è ancora una trasformazione di Lorentz, anzi è ancora di più, è ancora un boost lungo x con una velocità v che è data dalla composizione di v1 e v2. Quindi questa è la definizione della nostra legge associativa. Io compongo le velocità, le uso questa ve velocità composta per effettuare un altro boost. Questo boost ho dimostrato essere quello che mi porta direttamente da K a K2. Quindi la composizione di due boost di velocità v1 e v2 lungo x o lungo il medesimo asse, perché x ho deciso io di chiamarlo x, mi dà un boost dello stesso tipo lungo lo stesso asse. Ok? E quindi questo significa che l'insieme dei boost lungo lo stesso asse è chiuso rispetto alla legge di composizione. Si dimostra in maniera veramente pe pedante che questa legge di composizione è anche associativa. Come faccio a dimostrarlo? Beh, se la legge di composizione io formalmente la scrivo come B di V1 composto B di V2 uguale B di V, che significa che prendo un elemento di questo insieme, questo elemento è un boost lungo x di direzione di velocità v1 e lo compongo secondo la legge che abbiamo visto con un altro boost lungo lo stesso asse ma di ve velocità v2, ottengo ancora un boost lungo lo stesso asse di ve velocità v. Cioè qui la composizione non la dovete leggere come un prodotto algebrico, ovviamente. La composizione, l'operazione di composizione è un'operazione logica che concatena due boost. Ok? È facile dimostrare con il calcolo diretto che questa legge di composizione gode della proprietà associativa, nel senso che se io ho tre velocità, v1, v2 e v3, che corrispondono a tre boost lungo lo stesso asse, x. Allora, se io mi faccio prima B di V1 composto B di V2 e poi compongo il risultato con B di V3, questo mi dà esattamente lo stesso elemento, che è ancora un boost, se io, diciamo, compongo B di V1 con la composizione di B di V2 e B di V3 che ho fatto prima a parte. Questo è un percorso algebrico. Se volete divertirvi, lo potete dimostrare appunto in maniera pedante, ma non è difficile convincersene. D'accordo? Vi dirò di più che questo gruppo gode anche della proprietà commutativa, che non è richiesta in generale per i gruppi. D'accordo? Esistono gruppi, come sapete, non commutativi. Attenzione che questa cosa è vero solo per i boost, non è in generale vero per le trasformazioni di Lorentz globali. Poi, ovviamente, questo insieme c'ha anche questo insieme di boost lungo lo stesso asse, c'ha anche un elemento identico, un Einheit, come si dice, e quella è banalmente il boost che corrisponde alla velocità nulla. Quindi B di 0 è l'Einheit del gruppo. Ok? Esiste la trasformazione inversa e appartiene al gruppo. B a meno 1 di V è uguale
a b di meno v. Quindi questo è davvero un gruppo. D'accordo? Vi ricordo ancora una volta, però, che solo i boost lungo uno stesso asse costituiscono un gruppo. Se uno mette insieme due boost lungo di direzioni differenti, la composizione di questi due non costituisce un gruppo, nel senso che la composizione di un boost lungo una certa direzione con un boost lungo una direzione differente non costituisce ancora un boost lungo né nessuna di queste due direzioni, ma nemmeno lungo un'altra direzione. Si può far vedere che questa particolare operazione di composizione di boost lungo direzioni diverse, diciamo, costituisce in realtà ancora un boost più una rotazione, però. Ok? Quindi quando uno mischia boost lungo assi diversi, compaiono le rotazioni, che è una cosa che avevamo annusato quando avevamo visto le trasformazioni di Lorentz più generali. Si può far altresì vedere che quando uno considera le trasformazioni di Lorentz più generali possibili, che comprendono rotazioni spazio-temporali che chiamiamo boost, ma rotazioni spaziali anche che conosciamo anche bene, dove una rotazione spazio-temporale mischia il tempo con una delle tre coordinate e una rotazione spaziale mischia una coordinata spaziale con le altre. Allora, rispetto a questa operazione di composizione che comprende sia boost che rotazioni, le trasformazioni di Lorentz sono ancora un gruppo, che si chiama il gruppo di Lorentz. Se ci aggiungiamo anche, diciamo, i termini noti nelle trasformazioni, cioè arriviamo alle trasformazioni non omogenee, questo gruppo si chiama gruppo di Poincaré. Il gruppo di Lorentz ha sei parametri, ok? Perché in generale io ho bisogno di tre parametri per descrivere rotazioni spaziali e di un parametro, una velocità per ciascun boost, quindi 3 più 3 fa 6, e quindi il gruppo di Lorentz è un gruppo a 6 parametri. Il gruppo di Poincaré è un gruppo a 6 parametri più 4 parametri per le traslazioni non omogenee, e quindi è un gruppo a 10 parametri. Va bene, non so se avete commenti, domande, intervenite un pochino poco, ma credo questo sia un problema ben noto della didattica a distanza. Ci ho detto, fatemi vedere se per caso non mi sono perso qualche vostro intervento. No, vedo solo buongiorno nella chat. È chiaro? Mi date un feedback, una prova di esistenza in vita? Tantomeno. Ok. Bene, sembra chiaro, ma vi invito a riguardarveli. D'accordo? Sto facendo uno sforzo per tentare di deviare il meno possibile dal libro, per darvi un riferimento concreto. Va bene, adesso vediamo un'altra cosa che ha un sapore più fisico. Un esperimento molto celebre che ha a che fare con l'applicazione della legge di trasformazione delle velocità alla velocità della luce, cioè compongo velocità del sistema di riferimento con la velocità della luce. E questo ha come dire, un esempio astronomico illustre che è l'aberrazione della luce stellare. Ok? È una cosa pre-relativistica, è stata capita con la meccanica di Newton nel Settecento da James Bradley, un astronomo, un reale astronomo inglese. Di cosa stiamo parlando? Supponiamo di avere una situazione di questo genere.
Vi chiedo scusa solo un secondo. Vi chiedo scusa solo un secondo. Vi chiedo scusa. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una situazione di questo genere. Abbiamo una sorgente luminosa in un sistema di riferimento che per semplicità supponiamo essere bidimensionale, no? Quindi abbiamo questa sorgente S che potete pensare essere una stella che ci invia raggi di luce. Ok? L'osservatore che sta posto nell'origine, in un sistema di riferimento K, riceve questo raggio di luce e nota che forma, mannaggia la gomma, nota che forma un angolo theta con l'asse delle X. L'osservatore invece in moto in un sistema di riferimento K', che ottengo facendo un boost lungo X da K con la mia brava velocità V, vedrà la stessa stella, ok, in coordinate diverse, ovviamente, questa stella emetterà lo stesso lampo di luce, lo stesso fotone, e questo fotone viene registrato dall'osservatore in K' con un angolo che chiamo θ'. Non è difficile convincersi che θ' è diverso da θ, di quanto è la risposta che vogliamo darci. Esattamente l'oggetto del nostro calcolo, che relazione c'è fra teta e teta primo. Questione ha un evidente interesse astronomico ed è la ragione per cui l'effetto va sotto il nome in generale di aberrazione della luce, in particolare di aberrazione stellare. Ok? Perché la Terra è un sistema di riferimento. Se volete, in moto, nel senso che percorre un'orbita chiusa attorno al Sole. Quindi potete pensare che il sistema K è un. Vi chiedo scusa un attimo. Il sistema K è il sistema solidale al Sole, o se volete al centro di massa del sistema solare, mentre il sistema K' è il sistema da cui facciamo le osservazioni, cioè quello solidale al centro della Terra, no? Questo è K'. Dell'effetto, diciamo, potrebbe anche non importarcene nulla se questa ve velocità V fosse costante. Ma la velocità v in realtà non è costante perché la direzione di v, il modulo cambia molto poco durante un'orbita terrestre, ma la direzione di v ca cambia come durante l'anno. Okay? Quindi mi aspetto che questo angolo teta primo, sotto cui io vedo le stelle, ok, questo angolo potrebbe essere l'azimuth di una stella, cambi in effetti durante l'anno. Ok? E questa cosa è vera, accade. Cioè uno se fa osservazioni astronomiche deve tener conto del fatto che le stelle gli si appaiono spostare in cielo a causa del moto della Terra che cambia durante l'anno. Cioè della velocità della Terra che cambia durante l'anno. E questa cosa è stata notata appunto nel Settecento, quando l'accuratezza dei telescopi è diventata
sufficientemente grande per poter apprezzare effetti fini di questo genere, perché l'effetto è piccolo, perché la velocità orbitale della Terra è una velocità non particolarmente grande, e il beta è 10 a meno 4. Ok? Andiamo a vedere come si fa questo conto. È un esercizietto di composizione delle de velocità. Nel sistema di riferimento K, diciamo, il fotone che ci sta venendo incontro ha una componente X che posso chiamare CX, che è banalmente meno C coseno di teta. Vedete la velocità del fotone? Oh mio Dio, la velocità del fotone è questa, ok? Quindi è questa qui, d'accordo? Ok, la sua velocità, la sua componente X è questa qui, la sua componente Y è questa. Sono meno C cos teta, ok? La componente X e C con Y è uguale a meno C per il seno di teta. Banale, d'accordo? Naturalmente, non ve lo sto neanche a dire, radice di c quadro x più c quadro y è c. Banale. Ok? Adesso abbiamo il secondo sistema K', che è quello che ho disegnato, ok? E nell'istante in cui, diciamo, l'osservatore O' transita per l'origine O, a un tempo T' uguale t uguale 0, riceve lo stesso fotone. Ho scelto di far coincidere origini spaziali e l'origine dei tempi solo per semplificarmi il problema, non è strettamente necessario. Ok? Adesso per capire chi sono C'X e C'Y, non devo far altro che applicare le leggi di trasformazione della velocità secondo Lorentz. Quindi saprò che C'X sarà uguale, da formulina che ormai conoscete a menadito, Cx meno V per 1 meno Cx per V su C quadro. Ok? E questa cosa chi è? È meno C per coseno di teta meno V per 1 più V su C per coseno di teta. Ok? Viceversa, C'Y, qui la formulina di trasformazione è leggermente più complicata, c'è cioè il gamma meno 1, c'avrà, ma non c'è il V di trascinamento, sarà CY per radice di 1 meno V quadro su C quadro, e sotto c'è ancora 1 meno CX per V su C quadro, uguale, e questo sarà meno C per seno di teta per lo stesso fattore, fatemelo chiamare gamma meno 1, ok, per 1 più V su C coseno di teta. Lascio a voi la gioia di verificare che naturalmente anche qui la radice di C'X quadro più C'Y quadro è uguale a C e non a C'. Se mi dite C', vi caccio l'esame. Scherzo, naturalmente. Ok? Come ha da essere? Quindi la velocità del fotone non cambia, le componenti però sì, e questo darà luogo all'effetto. Ok? Perché per definizione C'X è uguale a meno c per coseno di teta primo, c primo y è uguale a meno c per seno di teta primo. Lo stesso c e non c primo, ma le componenti sono diverse, quindi uno si aspetta che gli angoli siano diversi. Ok? Prendendo queste formule, sostituendole qui e qui, nel membro di sinistra e
eliminando la velocità della luce si ottengono le relazioni che cerco per gli angoli. Ok? Quindi coseno di teta primo è uguale a coseno di teta più v su c, ok, fratto 1 più v su c cos teta. Ok? Va bene? Se volete, possiamo andare a prendere queste due e dividerle fra loro. Qui ci avrò un coseno di teta primo, ci avrò un seno di teta primo. Seno di teta primo su coseno di teta primo è la tangente di teta primo. E quindi ottengo che la tangente di teta primo, che è c primo y su c primo x, sarà pari al seno di teta per la radice di 1 meno v quadro su c quadro per coseno di teta più v su c. Ok? Questo fa vedere molto bene che teta primo in generale è differente da teta. Ok, siccome la tangente di teta primo è da formule minore della tangente di teta se scelgo una ve ve velocità positiva, ok, perché potete diciamo dividere entrambi i membri per il seno, per il coseno di teta a destra, scusate, potete dividere il numeratore e denominatore di questa per coseno di teta e quindi ottenete che la tangente di teta primo è uguale alla tangente di teta per radice di 1 meno v quadro su c quadro fratto 1 più v su c coseno di teta. Allora ci avete che per angoli nel primo quadrante sicuramente il coseno è positivo. Se la velocità è positiva e il gamma è sicuramente positivo, ok, ottenete ed è minore, il gamma meno 1 è minore di 1 perché gamma è maggiore di 1. Allora, dato un valore per la tangente di teta, voi lo moltiplicate per un gamma meno 1 che è un fattore più piccolo di 1 e lo dividete per un numeratore che invece è sicuramente maggiore di 1. Ok? Perché 1 più un'antichietta positiva. Quindi questo significa che sicuramente la tangente di teta primo è minore della tangente di teta e visto che la tangente nel primo quadrante è una funzione monotona, teta primo è minore di teta. Quindi l'angolo che osservate si stringe con l'asse x. Attenzione, se la velocità del boost è lungo la direzione delle x positive, se la velocità diventa ne negativa, l'angolo si allargherà. Ok? Ciò detto, andiamo alla nostra situazione astronomica concreta. Ok? Teta primo sarà l'angolo sotto il quale osservo la stella. Ok? E siccome la Terra fa il mio bravo moto di rivoluzione, posso considerare la situazione in cui, diciamo, prospetticamente mi disegno il Sole, la Terra sarà qui, in prospettiva il piano dell'orbita è questo, è quasi un cerchio, lo disegno come un'ellisse solamente in prospettiva. Ok, supponiamo che la stella sia al nord, diciamo, eclittico, il piano dell'orbita Terra-Sole si chiama eclittica. Ok, quindi io ricevo la stella
la luce della stella dall'alto in questo plot. Quando, diciamo, io sono, non so, al 21 dicembre, al solstizio d'inverno, la velocità è questa, al solstizio d'estate la velocità è questa. Okay? Quindi evidentemente si scambiano. Ok? Quindi il periodo che intercorre tra questi, diciamo, tra questi due eventi è esattamente 6 mesi. Ok? Quindi 6 mesi dopo la Terra si muove in direzione opposta. Ok? E se nel primo caso la tangente di teta primo sarà come da formula che abbiamo visto, seno di teta su radice di 1 meno v quadro, scusate, per radice di 1 meno v quadro su c quadro fratto coseno di teta più v su c, 6 mesi dopo io ci avrò un angolo che chiamo teta secondo, la cui tangente sarà seno di teta, perché nel sistema di riferimento del Sole le coordinate della stella non sono cambiate, per 1 meno v quadro su c quadro fratto coseno di teta, però qui devo mettere meno v su c, perché il modulo della velocità è sostanzialmente la stessa, l'orbita della Terra è quasi circolare, ma la direzione è cambiata, in particolare prendendola 6 mesi dopo è cambiata di segno. Ok, adesso facciamo un'ulteriore semplificazione. Supponiamo che la Terra si trovi nel nostro zenith, ok? Quindi sta sopra la nostra testa. Questo significa che nel sistema di riferimento del Sole, teta è uguale a pi greco mezzi. Qui il libro dice zenith e l'ho detto anch'io. In realtà non è corretto perché lo zenith è una variabile astronomica, è una coordinata angolare lo locale. Qui stiamo parlando, teta è un angolo nel sistema di riferimento del Sole. Okay? Diciamo che la stella sta sul polo nord eclittico, come abbiamo detto prima, e quindi teta è pi greco mezzi. Ok? Allora, se teta è pi greco mezzi, il coseno di teta è 0 e il seno di teta è 1, quindi la tangente di teta primo sarà uguale a c su v, ok, per la radice di 1 meno v quadro su c quadro, proprio prendendo in questa formula qui sen teta uguale 1 e cos teta uguale 0. Ok, 6 mesi dopo ci avremo che la tangente di teta secondo è uguale a meno c su v per radice di 1 meno v quadro su c quadro. Ok, e questa non è nient'altro che meno la tangente di teta primo. Vi chiedo scusa solo un secondo, devo fare una brevissima pausa di un paio di minuti e poi torno. Scusate, oggi ho evidenti difficoltà logistiche. Arrivo subito.
Eccomi. Spero che si veda ancora lo schermo. Scusate, dovrebbe essere l'ultima interruzione. Mi sentite? Abbiamo ripreso bene? Ok, perfetto. Grazie. Va bene, quindi abbiamo questa stella nel sistema di riferimento del Sole è sopra la nostra testa. Ok, quando la velocità mi si allinea in modo da essere questa, io vedrò la stella con un angolo teta che è questo, e quindi una, diciamo, lo vedrò un angolo teta primo più piccolo, ok, e quindi quest'angolo qui, diciamo, la direzione apparente della stella sarà questa. Quando la direzione del moto orbitale della Terra mi diventa, la direzione della velocità della Terra mi diventa questo, io vedrò la stella qua. Ok, quindi l'angolo teta secondo, che è questo, che è tutto questo, sarà in questo caso maggiore di teta, ok? E sarà anche maggiore di 90 gradi. Quindi lo scostamento angolare che io ho rispetto alla verticale è questo, ok? Va bene? Questo significa, siccome evidentemente, visto che il modulo della velocità non cambia, quest'angolo qui è uguale a questo, anche se non l'ho disegnato molto bene. Ok, questo significa che diciamo, in queste due posizioni estreme, la stella sta agli estremi opposti di un cerchio di diametro che chiamo alfa, che è 2 volte pi greco mezzi meno teta primo. Oh, perché abbiamo detto, diciamo, descrive una circonferenza? Beh, perché, diciamo, queste sono due situazioni estreme in cui la velocità mi ha cambiato di segno, ma se voi andate a rivedere questo diagramma qui, in realtà è una variazione continua di velocità. La velocità sarà qui quando la Terra è qui, sarà qua quando la Terra è qua, ok? E in tutte queste velocità io devo comporre la direzione, diciamo, reale della stella che sta sul polo nord eclittico. Devo comporre le velocità per trovare la direzione apparente della stella. Ok? E quindi questo significa che la direzione apparente, man mano che la velocità della Terra ruota, ruota come sulla superficie di un cono di apertura alfa. Quindi farà questo oggetto, in particolare quando la velocità è questa e sta qui, la posizione apparente sarà qui. Ok, quindi diciamo alla fine la stella che sta sopra la mia testa, io la vedo ruotare attorno alla sua posizione reale che non vedo. Le stelle mi descrivono una circonferenza. Attenzione, questo vale strettamente solo se l'angolo di osservazione è pi greco mezzi. Se l'angolo è più piccolo, questa circonferenza mi degenererà in un'ellisse, sarà un'ellisse. E se l'angolo è zero, cioè se la stella sta sull'orizzonte, tra virgolette, quello che osservo in realtà è che l'ellisse mi degenera in un segmento, come è facile andare a convincersi da considerazioni geometriche molto semplici, perché in quel caso io sto allineando la mia velocità con quella, la velocità del sistema di riferimento terrestre, con con la velocità del fotone, e quindi in quel caso io non sto osservando nessun effetto.
Tornando al caso in cui teta è pi greco mezzi, l'angolo alfa sarà, come abbiamo visto, due volte pi greco mezzi teta primo, ma siccome questo è un angolo che mi aspetto essere piccolo, perché V su C è piccolo, significa che posso confondere la tangente di un certo angolo beta con l'angolo stesso. Okay? Quindi beta lo posso confondere con la sua tangente, e quindi alfa sarà anche uguale, una buona approssimazione, a due volte tangente dell'angolo, okay? Usando anche il fatto che la tangente di 2x è due volte la tangente di x. Okay? Questo è 2 su tangente di teta primo, ok? Perché la tangente di pi greco mezzi meno alfa è uguale alla cotangente di alfa, e quindi è 1 sulla tangente di alfa, ok? E la tangente di teta primo ce la siamo ri ricavata qua, è questo oggetto qua, ok? Quindi uno ottiene alla fine che alfa è uguale a 2v su c per radice di 1 meno v quadro su c quadro. Ok? E questo è il risultato relativistico che ottengo usando le composizioni, la legge di composizione delle velocità di Lorentz. Ovviamente Bradley nel Settecento non aveva la minima idea di che cosa fosse, quindi il conto lui l'ha fatto assumendo le trasformazioni di Galileo. Se uno lo fa, scopre, diciamo, che il limite newtoniano in realtà mi dà alfa uguale 2 v su c, okay? Che è sostanzialmente il limite al primo ordine di questa, al primo ordine in beta. Per la velocità terrestre, per cui V, la velocità orbitale della Terra, è V uguale 30 km al secondo, è circa 30 km al secondo, quindi beta è dell'ordine di 10 a meno 4, che è un numero piccolo. Praticamente distinguere il primo ordine in V su C dal secondo ordine in V su C non era assolutamente possibile con la tecnologia dell'epoca. Ci riusciamo oggi con misure di estrema precisione. Okay? Per apprezzare meglio questa differenza occorrono ve velocità più grandi, ma noi siamo inchiodati dove siamo, stiamo usando la Terra come sistema di riferimento. Oh, notate che sto parlando di velocità orbitale e non di velocità di rotazione lineare dovuta alla rotazione sul proprio asse, perché quella è ancora più piccola. Okay? Se uno fa i conti appunto con un beta di 10 a meno 4, scopre che alfa in radianti, prendendo il limite newtoniano come buono, è circa 2 in 10 a meno 4. Okay, e questo corrisponde a un diametro di questo cerchio dell'ordine di 40 secondi d'arco, che era perfettamente apprezzabile con la tecnologia dei telescopi del Settecento, no? Infatti questa fu la spiegazione celebre. D'accordo? Se vogliamo andare al secondo ordine in V su C, dobbiamo scendere di un altro fattore di 10 a meno 4, quindi dobbiamo andare a, diciamo, ben sotto ai millisecondi d'arco, che oggi è possibile. Una missione come Gaia, che è una missione spaziale dell'ESA che mappa la posizione delle stelle, arriva ai microsecondi d'arco, quindi 10 a meno 6 secondi d'arco, quindi sicuramente è sensibile agli effetti relativistici di ordine V su C quadro.
D'accordo? Non so se l'hanno usata come test di teoria della relatività, è possibile, questo lo ignoro, ma all'epoca in cui l'effetto è stato descritto per la prima volta, questo non era possibile. D'accordo? Quindi in questo caso il limite newtoniano maschera l'effetto propriamente relativistico, che è un effetto del secondo ordine. Va bene, non so se è chiaro, se ci sono do domande. Mi sentite ancora? Bene. Ok, visto che abbiamo ancora qualche minuto, io direi di impostare quello che vorrei fare la prossima volta, cioè a questo punto dopo le vacanze di Pasqua, va bene? Che è l'effetto Doppler relativistico. Voi probabilmente avete fatto in fisica 1 l'effetto Doppler secondo la teoria di Newton. Adesso vediamo l'analogo relativistico. Per farlo conviene partire dal dimostrare che la fase di un'onda è un invariante di Lorentz. Ok? Come facciamo a dimostrare questa cosa? Immaginiamo di avere un sistema inerziale in cui abbiamo un'onda piana monocromatica, che è un oggetto che si propaga nello spazio e nel tempo, rappresentato da una funzione che è un'esponenziale pura, no? È un'onda piana e monocromatica, quindi io me la posso rappresentare come un oggetto psi, che è uno psi di x e di t. Okay, che è una certa ampiezza dell'onda per l'esponenziale di omega t meno k scalare x, dove appunto A è l'ampiezza, omega è la pulsazione dell'onda e k è il vettore d'onda, scusate, è il sì, vettore d'onda il cui modulo si chiama anche numero d'onda ed è pari a 2π greco su lambda. Ok? Se lambda è tale che lambda nu è uguale a c, se questa è un'onda elettromagnetica, c è la velocità della luce, ok? E omega è uguale a 2π greco per nu e quindi è anche uguale a c per k. Diciamo, il vettore d'onda K mi dà la direzione di propagazione dell'onda. Ok? Quindi se questa è un'onda elettromagnetica, avrei dovuto aggiungere che si propaga nel vuoto, la relazione di dispersione è omega uguale CK. Cioè, come si dice, il vuoto non è un mezzo disperdente. Ok? Oh. Allora, immaginiamo di avere anche qui un'onda che si propaga nel piano XY, ok, che è questo. E questo è il suo vettore K, quindi mi sta venendo addosso. C'ho un raggio di luce che mi viene addosso. Ok? Quindi le componenti di K nel piano XY, ok, saranno KX, KY e 0. Ok, in realtà, diciamo, vi ho detto, è possibile disegnarlo in questo modo, ma mi complico la vita. Supponiamo che il vettore K sia nell'origine. Ok, quindi le sue componenti sono KX, KY e 0 e queste me le posso anche scrivere nel sistema di riferimento che ho scelto come k cos θ, k sin θ
zero. Quindi l'onda si sta incominciando a propagare dall'origine e questa è la direzione di K, mentre le due componenti sono modulo di K per coseno di teta e modulo di K per seno di teta e non c'è nessuna componente zero, zeta. Ok? Quindi nel sistema di coordinate che ho scelto, l'onda piana psi me la posso rappresentare come A per E alla I omega t meno kx coseno di teta meno k per y seno di teta e basta. Da dove viene questa roba? Ho espanso il prodotto scalare k dot x, essendo k questo vettore e il vettore x contiene ovviamente le coordinate x, y, z e poi c'ho omega t. D'accordo? Ma riarrangiando con le variabili dell'onda, io questa me la posso scrivere come e alla i per 2, scusate, alla 2π greco i, facendo comparire la frequenza invece della pulsazione, quindi 2π greco in nu, ok, per t meno x coseno di teta più y per seno di teta, ok, fratto c, avendo usato questa relazione qui, la relazione di dispersione e ri ricordandosi appunto che omega è 2π greco nu. Ok? E quindi nu è uguale a ck su 2π greco. Va bene? E quindi ottengo questo. Ma questo oggetto x coseno di teta più y seno di teta, che in effetti è una lunghezza, ha un'interpretazione geometrica molto semplice, perché se l'onda è stata emessa all'origine, dopo un po' sarà arrivata da qualche parte. E queste sono le coordinate di un punto P, ok, che è appunto coordinate x a componente x pari a x e componente y pari a y. Ok? Quindi questa lunghezza qui, che io chiamo L, ok, avrà come sarà tale che x è uguale a L per il coseno di teta e y è uguale a L per il seno di teta. Cioè l'onda viene emessa all'origine, si propaga, dopo un po' il vettore d'onda, se volete, ha percorso una distanza L. E le componenti di questa distanza L, diciamo le componenti del vettore che unisce l'origine a P, sono proprio x e y, che sono L cos theta e L sen theta. Quindi io qui posso sostituire L cos theta per x e L sen theta per x. Scusate, per y. Facciamolo e quindi ottengo che psi in realtà è un'ampiezza per e alla 2π greco in nu per t. Adesso io ho x cos theta per cos theta, quindi x quadro per cos theta quadro, più, scusate, L quadro, lo faccio, se no mi confondo, ci avrò L cos theta per cos theta, quindi L cos theta quadro più L sen theta quadro, fratto C. Ok, ma questo è come dire, visto che banalmente sen quadro più cos quadro è 1, e alla 2π greco in nu per t meno L su c. Quindi ho individuato quella che è la fase dell'onda, ok? Scrivendomi l'onda come psi uguale e alla 2π
apere alla 2pi greco i per phi, ho definito la fase phi come nu per t meno, ritornando indietro, x cos theta più y sen theta fratto c, ma ho fatto vedere che questo è proprio uguale a nu per t meno l su c. Ok, che significato fisico ha questa fase? Beh, diciamo, uno può arrivarci in maniera molto semplice. Quest'onda è un insieme di creste e valli che passano. Supponiamo che una cresta dell'onda passi per l'origine O all'istante t uguale 0. Okay. A un certo punto, quindi all'istante t uguale 0, questa cresta è qua, è un tacco, una tacca, è passata la cresta dell'onda. A un certo punto questa cresta arriva al punto P, che dista una distanza L da O. Okay? Qual è questo tempo che intercorre fra il passaggio dell'onda in O e il passaggio dell'onda in O e l'arrivo in P? Ok? Sarà ovviamente L su C. Vi chiedo scusa un secondo. Scusate. Sarà ovviamente un tempo t che è pari a L su C. L su C è questo ritardo qua. Ok, è proprio questo tempo che compare qua. Quindi per ripetere, l'onda si propaga fuori da O e arriva, dopo un tempo t che è pari a L su C, il massimo arriva in P. Ok, quindi nel momento in cui questo massimo arriva in P, l'osservatore comincia in K, comincia a contare quanti massimi passano. Ok? Dopo un tempo T, quanti massimi avrà contato? Avrà contato un numero di massimi che è pari al tempo di propagazione, che è T meno L su C, perché L su C è il tempo che il massimo che è passato all'istante 0 nell'origine impiega aggiungere in P, dopodiché il tempo va avanti, quindi in un tempo T meno L su C, quanti massimi saranno passati? Sarà passati un numero di massimi che è pari al numero di massimi che passano per l'unità di tempo, che è nu, che è la frequenza dell'onda per definizione, per il tempo complessivo di conteggio, che è t meno L su C. Quindi il numero di massimi che questo osservatore vede passare è proprio il prodotto della frequenza, cioè il numero di massimi che passano nell'unità di tempo, per il tempo trascorso, che è t meno L su C. D'accordo? E quindi è proprio pari alla fase dell'onda. Oh, cosa vede l'osservatore in K'? Beh, naturalmente questo osservatore ve vedrà una frequenza nu primo che non sappiamo essere se è la stessa, faremo vedere che non è la stessa. Un tempo t' e una lunghezza l'. D'accordo? Qui vedrà con la stessa velocità della luce c. Quindi la fase in linea di principio fi' che lui osserva sarà nu' per t' meno l' su c.
Ma questa fase abbiamo detto che fisicamente corrisponde al numero di massimi che passano in un certo tempo. E il numero di massimi non può dipendere dal sistema di riferimento. Se un massimo passando lascia una tacca, non è che gli osservatori differiscono sul numero di tacche che sono passate. Ok? Il tempo che loro associano a questo passaggio è differente, la lunghezza è differente la lunghezza dell'onda. Ok? Ma il numero di massimi che sono passate non può essere diverso. Quindi questo ci porta a concludere che la fase sia un'invariante e che quindi nu per t meno l su c deve essere uguale a nu primo per t primo meno l primo su c. Ok? Che è lo stesso processo fisico visto da due osservatori diversi che hanno un tempo diverso, misurano una frequenza che vedremo essere diversa e misurano le distanze in maniera diversa, ma il numero puro di massimi che contano per un passaggio della stessa onda da essere la stessa. Ok, e quindi questa è una relazione che sicuramente vale. La possiamo sfruttare, come faremo la prossima volta, per ricavare l'U', cioè come cambia la frequenza dell'onda in K', e questo è l'effetto Doppler. Io per oggi mi fermerei qui. La giovedì e venerdì della settimana prossima, se non ho fatto male i conti, siamo sotto vacanze di Pasqua, quindi ci rivediamo la volta successiva. Naturalmente, se avete dubbi di qualsiasi genere, mi potete contattare anche durante le vacanze, non c'è proprio nessun problema. Se avete qualche domanda, è come sempre un buon momento per farla. Non ne vedo, quindi direi che possiamo fermarci qua per il momento. Buone vacanze di Pasqua e ci rivediamo la settimana successiva. Perfetto, arrivederci ragazzi. Ragazze.